Cari amici, ben ritrovati e buon inizio di settimana. Un vortice freddo sta comandando la scena, con passaggi di impulsi freddi e conseguente calo termico al di sotto della media del periodo. Attualmente un impulso instabile è in transito tra Lombardia e Basso Veneto, in movimento verso il centro Italia, per poi spostarsi sul meridione, dove oltretutto è già presente una instabilità tra Lucania e Calabria settentrionale, e entro il pomeriggio si rinnoverà una ulteriore instabilità tra centro-sud ed estremo nord-est. Ma vediamo il tempo sulla nostra provincia. Giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, con possibili piogge in serata e qualche temporale nella notte, con temperature massime registrate alle ore 14 di circa 25 gradi e minime di 20 gradi registrate questa mattina alle ore 7. Venti di intensità debole soffieranno da nord-ovest, con il mare nello stretto di Messina poco mosso. L'intensità solare più alta si è registrata alle ore 13 con un valore UV di 5.3. Sul versante tirrenico nubi sparse con qualche temporale intenso dal pomeriggio. Le temperature si porteranno ai 25 gradi diurni e 19 nella notte. Venti moderati soffieranno da nord-ovest e da ovest-sud-ovest in serata, con il mar Tirreno poco mosso. Sul versante ionico piogge schiarite. Le temperature si porteranno ai 23 gradi nei valori massimi e 17 le minime. Venti deboli soffieranno da nord-ovest, da ovest nel pomeriggio e da ovest-nord-ovest nella sera, con il mar Ionio poco mosso. Nella giornata di martedì 11 ottobre, al settentrione ed al centro ancora freddo, con nuclei instabili a macchia di leopardo. Nella giornata di mercoledì verrà interessato anche il sud. Sulla nostra provincia, giornata caratterizzata da nuvolosità scarsa. Le temperature si porteranno ai 24 gradi nei valori massimi, previsti alle ore 15 e minime di 19 alle ore 7. Venti moderati soffieranno da ovest e nord-ovest, con mari poco mossi. L'intensità solare più alta si registrerà alle ore 13 con un valore UV di 5.3. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.